si intitola I segni del mestiere, una mostra realizzata da un giovane artista, fotografo, si chiama Lorenzo Campagnari, che oggi è ospite con noi. La mostra si chiama I segni del mestiere, testimonianze di sopravvissuti dal fronte lavoro, e raccoglie le testimonianze insieme alle fotografie di 7 persone che hanno subito in maniera anche un po' diversa un infortunio sul lavoro o in casa o proprio sulla pelle. Ecco, è un tema molto importante ma anche molto delicato. Un ragazzo giovane come te, perché ha scelto di portarlo come tesi di laurea e come focus? Quando si parla di fotografia spesso si pensa all'interpretazione della bellezza, alle volte il lavoro e i segni del lavoro, i danni che può portare un infortunio, non sono semplici da raccontare in maniera garbata come sei riuscito a fare tu. Ma bisogna partire dal presupposto di che cosa significa la fotografia e quale significato bisogna dargli. Io ho un concetto di fotografia molto, molto semplice, che è la fotografia come messaggio, quindi poter raccontare la testimonianza, il messaggio o lasciare qualcosa agli altri. La mostra, il progetto in sé, che comprende anche altri vari aspetti, è partita da casa mia, perché mio papà ha subito nel 2008 un grave infortunio sul lavoro facendo un muratore, e la sua testimonianza è anche stata all'interno del progetto. Ecco, un progetto che ha trovato sostegno da parte di chi, Lorenzo? Il progetto è stato accompagnato dall'ANMIL, che è l'Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del Lavoro, la CGIL di Mantova e la CISL, l'AS del Po di Mantova e Cremona, che mi hanno aiutato nella ricerca delle persone da intervistare, da fotografare, ma anche nella raccolta dei dati e di tutto quello che poi c'è dietro al mondo degli infortuni sul lavoro. Ecco, è un tema che per i giovani, quanto è sentito questo degli infortuni sul lavoro? Se ne parla molto, si parla molto in televisione, purtroppo è un bollettino di guerra quotidiano. I giovani come lo percepiscono questo tema? Allora, quello che vedo io è stata una bella accoglienza alla presentazione della mostra, erano in maggior numero i ragazzi a vederla, ed è quello che è l'obiettivo del progetto, perché se ne parla tanto, tantissimo, ma i numeri in quanto numeri sono freddi, nel senso che finché non vedi esattamente cosa succede quando non c'è la curanza delle norme sul lavoro e così, una volta che lo vedi allora capisci che cosa vuol dire. I ragazzi hanno bisogno di vedere, specialmente io sono sempre stato molto a contatto con ragazzi della mia età e anche più piccoli, e c'è bisogno di portarlo a loro questo progetto. Scatti che rappresentano storie, come hai vissuto l'ascoltare storie di questi 7 protagonisti? Come ti hanno cambiato? È stato molto intenso, perché sì, comunque averlo in casa è un conto, ma quando ascolti la testimonianza magari di una mamma che ha perso il figlio, qualcosa di completamente diverso che ti colpisce e ti fa fare tante domande anche su te stesso, sul mondo in cui si vive, e quindi ogni testimonianza mi ha lasciato qualcosa, e cercherò adesso, la mia missione principale è portare in giro le testimonianze per far capire a tutti quello che ho provato io, e che è una cosa che purtroppo c'è e quindi non va tenuta nascosta. Lorenzo, il progetto è una mostra fotografica, un video, ma anche un libro. Ce li vuoi raccontare? Sì, sia il documentario che il libro, che magari vi mostro, è questo qua, che può trovare ovunque adesso, raccoglie appunto le testimonianze sia scritte che visive delle persone che ho intervistato. All'interno del video ci sono anche io che spiego un po' le varie situazioni portando i dati, le testimonianze di tutti, ma ci sono anche 4 persone all'interno, sia all'interno della mostra, che raccontano la propria esperienza, oltre ai sindacati e le associazioni che parlano appunto e portano dati, portano proposte e avanzano insomma quelle che sono le situazioni attuali. Il libro invece è un libro fotografico o un libro di racconti, Lorenzo? Il libro è entrambi, sia fotografie, ci sono sia le fotografie che sono all'interno della mostra che tra virgolette inedite, quindi altri aspetti delle persone, altri punti di vista, e poi la loro storia riguardante l'infortunio e quello che è successo dopo l'infortunio specialmente. È quello più interessante. Il documentario, che in quota parte finché stavamo parlando l'abbiamo mostrato, dove si può guardare?
Il documentario è disponibile su YouTube, completamente libero, chiaramente gratuito, sul mio canale, Lorenzo Campagnari, se si cerca I segni del mestiere viene fuori, e è disponibile a tutti. Come ci raccontava Lorenzo, non solo una mostra fotografica, ma anche un videoclip che racconta le testimonianze di chi ha vissuto sulla propria pelle i segni del mestiere. E noi vi facciamo ascoltare una testimonianza tratta da questo video. Allora, io sono Esther Intini, sono la mamma di Gabriele Di Guida. Il mio Gabriele è uscito il 10 aprile per non rientrare più in questa casa. Era il 2019, era un mercoledì, una giornata strana, particolare per tanti altri aspetti. Gabriele lavorava in questa ditta Solbiate da 2 mesi e mezzo, quindi con un contratto di apprendistato, ancora non era autonomo nel suo svolgere le mansioni, soprattutto perché non aveva avuto una preparazione, quindi un corso di formazione, una visita medica, il nulla intorno a lui e il nulla anche nel momento in cui c'è stato il suo incidente, in quanto è stato risucchiato da una macchina o da dei rulli, e trovandosi completamente solo in questa manovra, in quanto quel giorno era coadiuvato da una persona, Jolly, che poteva comunque muoversi e sganciarsi da lui. Questa persona dopo mezz'ora è tornata chiedendo al responsabile della sicurezza dove fosse Gabriele, e si sono voltati e l'hanno trovato praticamente a 2 metri di altezza, incastrato nei rulli. Poi con l'indagine della TS conclusa si è venuto a sapere che per 28 minuti la macchina ha continuato ad andare con dentro il corpo di Gabriele. Sicuramente lui è morto all'istante, però non giustifica il fatto che per 28 minuti un'azienda intera, personale, il responsabile della sicurezza non si sia accorto che mancava il capo il capolinea, quindi un personaggio importante per quanto riguarda una linea coil di 35 metri. Da quel momento mi sono addossata questa responsabilità nello svolgere attraverso l'associazione a lui dedicata, in sua memoria, la sicurezza di ogni figlio. Mi sono, come si può dire, proclamata mamma di tutti quei ragazzi che ancora magari vanno a scuola, quindi non è detto che stiano lavorando, però andranno a lavorare, quindi sensibilizzare la tematica della sicurezza sul lavoro è basilare ed è quella a cui ci stiamo dedicando con la mia famiglia, con alcuni compagni di Gabriele che sono appunto all'interno dell'associazione. All'interno di questo percorso di 3 anni e mezzo ormai in cui Gabriele non c'è più, siamo passati attraverso delle udienze che non ci hanno comunque dato ascolto, perché capisci che all'interno di un'aula di tribunale non conti niente, sei il genitore, sei la moglie, il marito, quello che direttamente ha ricevuto il danno peggiore dopo mio figlio sicuramente, ma la giustizia non ti dà ascolto, la giustizia non ha sentimenti, e scopri che piano tutto ciò che è mancato a tuo figlio è diventata un attenuante per il datore di lavoro ed il capo della sicurezza a mettersi in pari, a mettersi come se avesse preso una piccola sanzione perché ha fatto un'infrazione con l'automobile, perché 11 mesi pena sospesa con un morto, un ragazzo di 25 anni che non torna a casa, non credo che sia una condanna equa. E per quanto riguarda i patteggiamenti, i risarcimenti e tutto ciò che ne consegue, a conti fatti l'ergastolo ce lo hanno le famiglie,
perché il nostro, il vero ergastolo, la nostra arena, veramente l'unica condanna che viene fuori da questi processi, perché noi verremo risarciti tutti quanti da un premio assicurativo, ed esattamente il premio assicurativo che si paga per una macchina quando fai un incidente, chi ha torto paga e poi si compra una macchina nuova, però io un figlio nuovo non lo posso comprare con i soldi che mi daranno.